Salve a tutti e benvenuti a questo episodio, il primo episodio di mi sto impappinando per emozione. HopeSpot. Allora, i nostri ospiti sono Emma Sheridan. Ciao a tutti, buonasera. E El Panzero. Hola amigos. Come state? Tutto a posto? Bueno, bueno, dai, bene, bene, bene. Bene, non male, non male. Tu? Tu a posto? Io non vedo l'ora di sentire, di vedere cosa, di tirare fuori quello che, di vedere cosa ne uscirà fuori, perché è un esperimento che mi piace, mi incuriosisce molto e mi emoziona, infatti mi impappino come come se non ci fosse un domani. E Fusaro! Ciao, ecco, Fusaro! Yeah. Eccolo, è lui, il mio ben preferito. Grande Dave. Allora, da dove è partito? Da dove è partita l'idea di questa, di questo show? Ero su Instagram e ho notato il video di una persona che si trova qui alla mia destra e mi è piaciuto molto. Salve. Grazie. Ciao Eleni. Certo. Un video in cui un po' riassunto di cosa si parlava, Panzeo. Allora, voglio fare una premessa prima di iniziare. Quel video, come dicono tanti famosi youtuber che fanno un po' i soldini così, non lo volevo fare. quella settimana lì è stata davvero abbastanza tortuosa per me, perché dovevo decidere se pubblicare questo video o no. Praticamente, cosa è successo? È successo che qualcuno ha voluto fare un po' il birbantello anonimo, in maniera un po' pesante, e di solito, come faccio di solito su Facebook, su Instagram, così via, semplicemente cancello il commento come se niente fosse, perché comunque, come mi ha insegnato anche un amico, gli haters sono fatti per odiare e per insultarti, quindi di non stare lì a sentire o a subire gli insulti che magari sono gratuiti. Solo che questa volta, andando a vedere tra le parole e così via, ho capito che comunque era qualcuno che poteva essere qualcuno che conoscevo, e allora ho cominciato a farmi un giretto tra i gruppi di amici a sapere se qualcuno aveva qualcosa da dirmi, e per ora non è uscita sta persona. Allora il video l'ho fatto sia per quello che è successo personalmente, e quindi per magari mettere all'infuori o dare la mia esperienza e capire come pararsi un po' da questa violenza verbale, e poi anche, come dicevo nel video, per ricordare anche che questa ragazza giapponese Anna Kimura, che purtroppo si è tolta la vita a 22 anni per una violenza simile. E terzo e ultimo, l'avevo anche fatto perché ero convinto che la persona magari sotto nei commenti avrebbe scritto qualcosa, invece non è successo, e sto facendo un po' Detective Conan adesso per capire un po' chi è, ma non per andare e a dirgli sei uno stupido perché hai fatto questa cosa, ma proprio perché voglio il confronto verbale e capire il perché abbia scritto quelle cose lì. Semplice. È una cosa così. Poi è importante quello che dicevi, che comunque a differenza di questa persona, tu hai utilizzato il tuo tempo per fare un qualcosa del genere, sì. Come lo stiamo utilizzando anche noi, ci sono tanti modi per utilizzare il tempo, e evidentemente quella persona non ha modi non ha alcun modo per passare il tempo se non fare questa. Sì, questa diciamo che è stato anche un momento di tra virgolette rabbia, perché ho detto cavolo, potresti fare qualcosa di costruttivo
e invece sei in un anonimo a insultarmi per cosa poi? Perché magari mi conosci, sai come sono, io sono una persona timida, sono una persona che magari su Ring vedete il panzero tutto felice, tutto contento anche davanti a un colosso di 2 metri, ma dietro il tendone, dietro il backstage, sono la persona più timida e più estroversa del mondo, quindi se ne sta un po' per conto suo e così via. E quindi magari dà un po' quel segnale di debole e allora ha voluto attaccare alla fine. Ed è una cosa che sinceramente, personalmente, a me dispiace che questa persona si sia presa questo obiettivo di insultarmi, perché davvero poteva comunque fare qualcosa di, non dico di meglio, però di più costruttivo anche per se stessa, anche io qualcosa di più costruttivo che fare il video alla fine. Che comunque è stata una bella esperienza e che non pensavo minimamente potesse suscitare questo clamore con tantissime persone che mi hanno scritto, anche tante persone che non sentivo da tanto e mi hanno comunque scritto. Per dirti un esempio, il sindaco del mio paese mi ha scritto su WhatsApp per farmi i complimenti Spettacolo. più diretti, cosa che io sinceramente non mi aspettavo. Non ho fatto il video per avere i complimenti o per fare views, era proprio per dare la mia esperienza e dire: guardate ragazzi che potete superare questa cosa. No, anche perché parlavo con Sheridan, cioè mostrarsi in questi modi oggigiorno è rischioso, mostrare questo lato così è molto rischioso. Quindi tu ti sei preso un rischio di mostrare una tua vulnerabilità e il fatto che ci sia della gente che lo apprezzi mi lascia ben sperare il fatto che anche ci siano persone a ascoltarci. E se volete voi in chat condividere qualcosa con noi, non vi giudichiamo, anzi apprezziamo tanto il gesto e ne possiamo parlare se volete. Con questo video ho anche scoperto una cosa e il buon Sheridan lo sa bene, come tante volte con alcuni dell'ICW, del wrestling, mi scontro ma da ridere, no? E tante volte io ci rimango male perché sono fatto così, appena mi dici qualcosa io divento un Ma anche po' io offeso. fanzero, anche io. Eppure, quando io ho chiesto aiuto, che siano stati dell'SW fuori, mi hanno aiutato tutti. Infatti, ho scoperto che il wrestling a me personalmente fa veramente bene anche in questo lato, perché ho scoperto di avere degli amici e delle persone su cui fidarmi. Quindi, Vabbè, dico che hai è stato. già fatto un bel passo importante perché cioè, tanti dopo una cosa del genere si potrebbero chiudere a riccio, magari Esatto. esprimendo, esplodendo, e invece no, tu hai già Ma fatto. che non è che io adesso sono qui a fare la morale perché anch'io ho fatto No, no. così, soprattutto nei miei anni delle superiori, anche se era un periodo in cui, sai, facevi tra virgolette il burletto, ma non era così cattivo, cattivo, cattivo come magari può essere da adulto. E invece, e tante volte magari stavo zitto perché dicevo, vabbè, dai, cioè, sì, sono un po' i burettini, ma non è. Però invece questa volta ho voluto parlare proprio perché era una cosa È andato seria. proprio a sì. Beh, direi che è già un'evoluzione, cioè, Esatto. ormai è maturazione. E ci scrive: apprezzo moltissimo il fatto che siate qui a parlarne perché, a differenza di quel che può sembrare, in realtà non se ne parla mai abbastanza. Penso che esporsi così e mostrare alcune fragilità sia un grandissimo segno di forza, quindi tanto di cappello. Grazie, Grazie Deni. Grazie. mille. Ma vuoi parlare, vuoi accennare tu a un qualche episodio? Allora, diciamo che spazieremo dal cyberbullismo al bullismo, quello Old school. school. Old Se, school. tra l'altro, ne ho anch'io, ovviamente mi esporrò anch'io su qualcosa che mi sembra giusto. E, vai, se vuoi anche magari aggiungere qualche tassello in più No, beh, rispetto a. intanto dico che, beh, intanto con questa storia di Panzero, essendo anche io un po'
l'ho anche io subito il bullismo non cyber, poco cyber, molto più oscura, mi sono sentito un po' toccato da questa storia. E allora ho detto, anche perché lui l'ha chiesto, mi ha chiesto alla fine, il panzer ha chiesto se, ecco, ma c'è qualcuno che, anche perché giustamente quando ti vuoi aprire, cerchi qualcuno che ha avuto un po' le tue stesse sia benedizioni che disgrazie, come si dice da noi. E allora ho detto, vabbè, parlo con te, non c'è problema. E ho detto, ma ti va allora di parlarne, di aprirti? Ho detto, è un po' titubante, anche perché conoscendo un po' internet e purtroppo anche con Panzero, e poi anche perché io sono l'essenza del cinismo in persona, ma però devo dire che, vabbè, dai, almeno faccio qualcosa, almeno dopo non mi potrò lamentare. Provo a raccontare la mia esperienza, che, oddio, preferirei un attimo che lo facesse Panzero, visto che oggi ci tengo che abbia lui più No, spotlight. beh, allora diciamo che non dico esaurito già le cartucce perché comunque la storia era molto corta e molto semplice, che è quella che ho praticamente raccontato di questa persona che ha iniziato, vediamo se mi ricordo, un sabato. Praticamente avevo appena messo il venerdì, avevo appena messo il fatto che mi fermavo da Twitch, che è, come ti dicevo te, Michael, prima cominciava a essere abbastanza irritante. E non riuscivo più a apprezzare un po' il giocare a PC senza pensieri. E subito il giorno dopo, forse anche il venerdì sera, mi arriva questo messaggio con scritto: "Hai fatto bene a", io te lo dico in modo family friendly, in modo Bray Wyatt giocoso. Hai fatto bene a smettere perché fai schifo, tra virgolette. E io ho risposto sotto dicendo: "Vabbè, l'avevo capito anch'io", in battuta e così via. Poi ho incominciato domenica, lunedì, martedì a scrivere abbastanza cose un po' pesanti, come "sei un fallito, prendi ancora i soldi dai tuoi". Io vivo con i miei genitori, purtroppo ho 24 anni, non posso permettermi di andare a vivere da Panzè, solo per adesso, mica. mi fai sentire vecchio. E quindi sto cercando comunque di racimolare qualcosa perché mi piacerebbe andare a fare un'esperienza, a vivere da solo. E vabbè, dopo questa cosa, ancora più avanti, tu conosci tante belle donne che io di solito io non esprimo mai il mio giudizio verso delle ragazze, ma più altro perché sono tante mie amiche a cui voglio tanto bene. Sinceramente, di fare apprezzamenti abbastanza pesanti non sono il tipo. Dici di avere tante ragazze, pur se sono fallito, non ci provi con nessuna, tutte queste cose qui. Ho detto: "Vabbè, ok". Eravamo già alla fase intermedia della cosa. Ho detto: "Ok". L'ultima volta mi scrive una cosa che avevo detto a poche persone, è un fatto mio personale che non voglio dire. E praticamente io ho detto: "No, ok, basta, basta". Il primo giorno mi ero chiuso a riccio, come aveva detto prima. E per pensare cosa fare. Poi ho detto: "Guarda, forse visto quello che è appena successo ad Anna Kimura, forse è meglio parlarne con qualcuno, perché comunque parlare è sempre la cosa migliore in assoluto". Allora ho cominciato con i miei amici dicendo tranquillamente: "Ragazzi, se vi sto sulle pip, Sulle palle lo puoi dire. ditemelo così, cioè alla buona, non senza problemi". E tra i miei amici, quelli più stretti, nessuno dice: "No, ma cosa c'è? Secondo te, se abbiamo qualcosa da dirti, te lo diciamo in faccia". Ho detto: "Ok, andiamo sulla cerchia,
di quelli che mi conoscono nel business del wrestling, il grande business italiano, e tutti dicono: ma allora un paio di ragazzi della SW Non mi scrivono e mi dicono: ma chi era sto cretino? Io, quanto ragazzi, non lo so, però ha detto queste cose, sono cose pesanti e io stavolta non faccio finta di niente. E allora mi hanno aiutato, tra virgolette, a capire chi è il responsabile. Solo che non siamo riusciti alla fine, o meglio, siamo arrivati a metà percorso e poi mi In hanno questi casi detto: non si può fare, cioè tu non hai pensato a un'ipotetica denuncia o sì, cose del infatti genere. a metà percorso mi hanno detto: guarda, personalmente noi ti diciamo vai alla polizia postale, fai una denuncia e così via. Ma conoscendomi, io non riesco a fare una cosa del genere, nonostante sia una cosa grave quella che ha fatto. Ma perché io posso perdonare qualsiasi cosa, sono fatto così, sono un pirla. Ma se mi tiri 5 schiaffi e mi dici dopo: guarda, andiamo a mangiarci una pizza insieme, io ti vengo a mangiare la pizza insieme. E quindi ho pensato: no, aspettiamo un attimo, vediamo un po' come si evolve la cosa. Se continua a scrivermi, allora vado. Invece, dopo che, e qui devo ringraziare il buon Mirko Mori, che è uno dei primi che mi ha allenato, e quindi forse Saluta Mirko. gli sto anche a cuore, e forse mi ha anche introdotto a cosa è veramente il wrestling al di fuori dal ring. Praticamente su questa applicazione anonima lui aveva fatto questo post taggando me e mettendo però in nominativo che dovevo praticamente smetterla perché non dovevo essere insultato, ero l'ultima persona che doveva essere insultato e così via. E abbiamo visto che questa persona, dopo quel post di Mirko Mori, è sparita. Quindi noi abbiamo delle supposizioni, ma non abbiamo certezze, non vogliamo incolpare nessuno. E quindi anche lui mi fa: ma Panzero, cosa vuoi fare? Io ho detto: guarda, lasciamo così. Sarà stata una burlata abbastanza pesante, facciamola passare così e basta. Quindi fino adesso siamo arrivati a questo livello, fino a questo percorso. Però devo dire che mi ha aiutato. Mi ha aiutato perché era una cosa che volevo fare da un po' di tempo anche su YouTube, parlare comunque o di cyberbullismo o di come si può uscire da una fase un po' calante, perché comunque sto facendo anche un percorso sia di allenamento che di dieta e anche un percorso mentale da solo per darmi la positività per raggiungere i miei obiettivi. Quindi è capitata proprio a fagiolo questa collaborazione e devo dire che sono contento del risultato. E apprezzo molto che ve ne sono sempre, cioè ve ne sono grato del fatto che avete scelto di esporvi, perché non è facile. Un saluto a Marcus Valentine, Grande Marcus. che ci dice: mai basarsi sugli standard di 50 anni fa sul diventare dipendenti. E a una certa è questione di essere furbi, non mettersi in pericolo per una necessità imposta da terzi, di cavarsela da soli. Vero, è vero, concordo in pieno. Leggiamo, rivase, leggiamo due cose e poi passiamo a te, Sheridan. Va bene. Allora, c'era Greg che si era esposto. Allora, vediamo un po'. Intanto grazie, grazie Michael, grazie Davvero. Anch'io No, la grazie. ringrazio. Grazie a Panzaro per aver condiviso e a Michael per lo spazio. Esatto. Grazie a voi, ragazzi. E anche per la E possibilità di bello rivederlo, che mi stiamo chiamo. facendo uno spoiler di quello che sarà il saluto finale. Lo sentirete due volte, no? Allora, io venivo emarginato perché scambiavano welfare e amicizia nel rompere il cazzo a loro. Mi prendevano in giro a calcio, mi alzavano le mani e avevo paura di uscire di casa per colpa degli altri. I bulli non sono quelli che hanno problemi di socialità, il bullo è solo uno stronzo che
può essere di brutta o ottima famiglia. Allora, quale passo? Complicato. È un Complicato. enigma. Perché qua ci posso, l'ho subito anch'io questo tipo, che è sempre al limite, si appoggia magari sul fatto che tu sei tranquillo e buono e per sentirti accettato stai a queste sorte di essere stuzzicato Forza. così. Sei passivo, diciamo. Sei passivo, però internamente poi vai a immagazzinare rabbia e ti chiudi, è quello che è successo a me. E quindi anche la sberla, lo schiaffone, che seppur goliardico, comunque ogni giorno da una persona sensibile, che magari appunto ha come predisposizione la passività o comunque ok, dai, mi sto zitto, o magari perché nel mio caso io ho paura della mia reazione, perché io non volevo mostrare il mio lato aggressivo e lo reprimevo, e quindi questo qua mi ha fatto sì che diciamo, poi solo nell'arte ho trovato il modo di sfogare quella rabbia che ho represso per tutti quegli anni. Invece quello che consiglio è anche secondo me, di far capire alle altre persone che quello che stanno facendo vi sta facendo male. Perché io non lo facevo, cioè, molte volte non lo facevo. E dall'altro lato, molte volte c'è un'ignoranza o comunque non c'è un'intelligenza emotiva per capire che quello che vi stanno dicendo vi fa male. Quindi anche questo, poi sì, se sono stupidi lo faranno lo stesso, lo fanno ancora di più magari. Però a volte si appoggia proprio sul fatto che vedevo anche esternamente che chi ha atteggiamento calmo, passivo è quello che viene più facilmente bersagliato, diciamo. Grazie per la condivisione, Greg, se poi vuoi continuare, fa pure, noi siamo qui e apprezziamo tanto. C'era anche Grazie sì, Giacomo. l'avevo detto anche Tulelli, l'avevo detto anche che queste qui questa qua andrà su YouTube perché appunto ci tengo Siamo su YouTube, Panther. Again. Yay. E tutti devono vederle No, seguire. a me non sono io che faccio i video perché mamma mia. Non Non parliamo ricordo di più. mai. Io e Emo siamo andati via con pochi spicci all'estero. Guarda come ne siamo usciti. Abbiamo mangiato male. Sempre Fusaro ci dice, ecco, a proposito di schiaffi goliardici, seconda superiore era prassi ogni volta che entravo in classe, forse la mattina o ogni volta che tornavo dal bagno o altro, il mio compagno di banco mi tirava schiaffoni sul cozzetto per non dire, Fusa, sto a giocare in stretto dialetto barese. Sì. E I coppini. ti capisco tantissimo, Guarda, facevo Davide, nulla per stare io al ti dico che in gioco. quarta, no, in quarta o quinta superiore, non mi ricordo cosa stavamo facendo, forse avevo iniziato da poco a fare wrestling. Una mia adesso cara amica, perché comunque abbiamo visto che da quinta adesso in fase adulta si cambia lentamente così, ha avuto la beltà di tirarmi un pugno. Perché faccio wrestling, ho un tiro in pugno, e io avevo cominciato a sanguinare dal naso, ma era un taglietto, no? E prima mi ricordo ancora della lezione di diritto, entra la professoressa, mi fa: ma cosa hai fatto? Io non ho niente, prof, vado, torno, silenzio, e basta. Sono cose che succedono durante la scuola, cioè, matematicamente. Il 90% delle classi deve avere qualcuno che deve prendere per tutto l'anno. È una cosa brutta. E infatti anche in quella occasione mi avevano aiutato i professori. E
E qualcuno della mia classe, che poi è diventata anche la mia migliore amica per quegli anni, mi aveva aiutato a parlare ai professori e così via. Purtroppo. Io vedevo nel tempo che magari dal punto di vista femminile c'era un e dai basta, finitela. Però c'era questo, cioè, c'era questo atteggiamento, partiva questo impulso di dire ragazzi basta, cioè rompete le scatole, però finiva lì, ma giustamente più di quello. C'ero anche, cioè, a volte anche proprio il fatto di non esplodere che... quando si ha una certa debolezza o una sensibilità forte, è difficile anche semplicemente, che ne so, dire al professore, ma questi mi stanno... Poi ci sono anche dei professori che lo vedono e non fanno, cioè, non fanno niente, fanno Stupidamente, niente. io ho fatto una cosa stupidissima in quarta, perché comunque c'era sempre questa persona che mi dava fastidio da 3-4 anni e io avevo cominciato a non studiare, andare male alle verifiche con i miei, che giustamente si incazzavano, perché comunque era una cosa che io quel lavoro da poco volevo fare, però alla fine l'abbiamo cambiato adesso. E avevo incominciato a non studiare perché gli altri non studiavano, allora se no le prendevi o stupidamente ti rubavano il quaderno per copiare i compiti Sì. o sei sempre il secchione e così via. Se Quindi eri tra i secchioni, tra virgolette, quindi sì, che sta a posto, la stessa situazione mia ha vissuto praticamente. E io, cioè, mi prendevano il foglio, se lo copiavano e me lo ridavano, qualsiasi o anche cosa. fatto degli euro. Io mi ricordo tante volte, mi dicevano: dai, mi posti un euro per la merenda? Ma magari Madonna. era uno, due, non so, uno al giorno, così, e dopo un po' godito. Raga, No, però. il problema è che, ecco, io adesso leggo un attimo Davide. Allora, io non ho mai avuto aiuto di nessuno, anzi, la loro è una scusa perché Fusaro, ma sei un armadio, smetti di frignare. Ecco, qua mi ci rispecchio perfettamente. Anche io. A 14 anni ero grande come un pagliaro, però le Anzi, rotture... ecco, mi ero dimenticato una cosa di prima, scusate, che Sì, ok. mi vengono in mente dopo. Finisco. Dopo tutto quello che è passato, dopo il video, io mi sono av ho avuto il coraggio di almeno parlare con mio padre di questa fantomatica persona. Vabbè, lui mi ha capito, mi fa: se hai bisogno, siamo qui. E quindi ho anche avuto riscontro dalla famiglia. Quindi, Beh, ragazzi, se avete un rapporto del genere con la famiglia si fa benissimo. se avete dei problemi così, io direi adesso che ho imparato, parlatene con la vostra famiglia. Che Anche con io gli ho avuto tante volte ho avuto paura, anche con gli amici. Io ho avuto tante volte paura di dire le cose, però non bisogna mai nasconderle, perché è molto, molto peggio. oltre al fatto che, okay, che può sembrare che magari chi subisce bullismo dice no, io voglio essere amico di tutti, non voglio avere problemi, non è, o anche come dicevi tu prima, Michael Panzeo, che dicevate che voi eravate quelli che non, semplicemente passivi, non volevate niente, però purtroppo il mondo ha un diverso, ogni persona ha un diverso livello di empatia e non tutti riescono a rendersene conto. Ma già il L'aiuto del fatto, scusa, vai, vai, vai. già il fatto però il fatto già che tu puoi essere a disagio, però questo qua è un bel allarme, bisognerebbe anche dirlo non solo per magari chi è a scuola, ma anche chi subisce altre forme di bullismo, anche sul lavoro, il mobbing, oppure anche anche in famiglia. Dico, che ne so, tra padre, figlio, fratello maggiore e minore. Magari, Anche magari, anche magari un, magari,
Magari anche bisogna anche stare attenti a non diventare bulli a propria volta. Sì, quello è il rischio più grande, secondo me. Perché comunque se tu internamente vai a accumulare una sorta di rabbia repressa, perché tu, magari io ad esempio seguivo l'ideale, no, ma io sono una persona buona, non voglio litigare con nessuno. Internamente vai a immagazzinare una quantità tale di rabbia che se non sfoghi in un qualche modo, molti poi la manifestano, ad esempio, con narcisismo, molti sviluppano il narcisismo che sia di diversi tipi, e molti lo sfogano appunto. Inconsapevolmente sulle altre persone, perché quello che poi mi è successo a me è stato che, allora, a me personalmente era spesso sulla situazione tipo Fusaro, perché comunque cioè io sono 1,84 m più o meno, Certo. e praticamente comunque a quei tempi ero molto più in carne, e quindi anche c'era la questione body shaming, comunque quelle cose là venivo spesso, adesso non mi fa più nulla parlarne, però venivo spesso che associato a Babe il maialino coraggioso, e questa cosa qua faceva ridere. Ma internamente io aumentava la mia sensazione che già non mi sentivo accettato dalle ragazze, perché non, a quei tempi non ero sicuro di me stesso, non avevo, no, alle superiori non, diciamo che non ho avuto nessuno, cioè la mia prima ragazza l'ho avuta quando sono andato a Bologna, quindi all'università. Quindi ho vissuto tutta quella fascia d'età in cui mi sono sentito totalmente. Sì, e quindi questa cosa non faceva altro che accrescermi interiormente questa sensazione di ho sbagliato, allora magari mi sto zitto, accetto, così mi accettano. Poi è Stesse scattata però la rabbia si è iniziata a sfogare sul fatto di primeggiare sugli altri. Sulla scuola, quindi sono iniziato a diventare primo della classe. Questo mi dava mi faceva esercitare, mi faceva diventare a livello emotivo più forte di loro. Quindi, in un certo senso, stavo sviluppando già un meccanismo che era simile a loro inconsapevolmente. E questo in realtà me lo sono portato avanti per molti anni. E si è riflettuto anche nelle si è riflesso anche nelle mie relazioni, e questa cosa qua, solo grazie a un percorso terapeutico, mi ha fatto rendere conto dell'effetto che ha avuto su di me tutto questo trattenere, 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 perché appunto avevo questo ideale di essere buono, apprezzato da tutti, così. E alla lunga, è facile. Se non si trovano delle passioni, è facile che queste cose che diventare bulli a sua volta. Voi magari avete trovato il wrestling, io ho trovato per me la fotografia e il disegno. E, secondo me, il tipo di persone che usano queste energie per fare qualcosa di che sia creativo, artistico, sono poi quelle che hanno quel quid in più, quella marcia in più. E quasi sempre uno si guarda indietro e vede che le persone che ti hanno trattato in quel modo sono più o meno uguali a come erano prima, cioè sono rimaste più o meno lì e non hanno raggiunto nulla, sono Beh, rimaste quelle persone lì. io alcuni miei ex bulli li ho ritrovati dopo la scuola. Uno si è dato a sostanze, e l'altro invece
L'altro invece non, diciamo che, oddio, è rimasto sempre il solito, però sì, diciamo che non so definire se è maturato oppure no, però perché più che altro non mi fido dopo quello che mi ha fatto, però direi che un po' perlomeno cambiato, un po' migliorato, direi che ci sono persone che migliorano e altre invece che stanno sempre così. È una cosa che bisognerebbe imparare semplicemente anche prendendo quello che diceva Michael, anche se qualcuno è stato bullo in passato, tipo, io vengo da una famiglia molto, molto conservatrice, diciamo, senza buttarla sulla politica. E un tempo io ero molto omofobo, per dire. Adesso, come mi parlate di diritti LGBT, basta pensare a Testimone Panzero di quanto mi incavolo ogni volta. Ecco, per esempio, quello. Che poi anche semplicemente sono. È sempre il bullismo, parte dal presupposto di dare fastidio per attirare l'attenzione. È una sorta di narcisismo. Sia che il bullo abbia problemi in famiglia o comunque sia, no, non ne abbia, è sempre quello il fatto. È sempre un volersi concentrare su una preda che molte volte è debole perché. Nel senso, debole secondo tali persone, perché vengono colpite le persone passive, le persone taciturne o comunque sia chi come me ha le superiori o ha le cose, aveva passioni diverse, passioni che insomma, mi piace andare in discoteca, no? Mi piace leggere i manga, mi piace. Sì, anche quello, infatti, non ne ho parlato, però sì. Che poi anche è sempre un voler semplicemente dimostrarsi più forti e nonostante alcune volte, anche se no, non ci metterei la mano sul fuoco perché sempre persone maledette rimangono, per usare maledette non qualche altra parola, non voglio che ti censurino, Michael. In posti anche come il mobbing, cioè posti come il lavoro che c'è il mobbing, anche lo sport, anche nel wrestling c'è il bullismo. Sì, poi la terremo come ultima domanda. Spoiler. Spoiler. Sì, a volte cioè, il pensiero che mi sono fatto a volte è se queste persone agiscono in questo modo perché inconsciamente vorrebbero essere pure loro così, ovvero libere di avere un proprio interesse. Liberi di poter esprimere se stessi, perché io, ad esempio, quello che succedeva a me è che ascoltavo il metal, mi vestivo solo di nero, leggevo i fumetti. Quindi, per me, questa cosa qua, in un professionale, era qualcosa che. Però non me ne fregava niente, lo facevo lo stesso. E forse anche secondo me, come quando succede che magari vedi una persona viene presa in giro perché, che ne so, un uomo si trucca, viene preso in giro, però secondo me perché internamente vorrebbe farlo anche lui, questa persona vorrebbe farlo anche lui, però non si sente, non ha le palle di farlo. Cioè, potrebbe essere, cioè, è una delle mie idee su, tra le tante probabilità. Può essere, come c'è semplicemente, come ho detto prima, prendi l'anello debole per far vedere che tu sei un anello più forte. È Sì, sempre un. poi c'è anche il titolo, è proprio. Io praticamente ho subito questa cosa, l'anello debole che ero io e c'era quello forte che riuniva tutta la classe così. Una cosa che mi ha fatto davvero ridere l'anno scorso.
se non ricordo male, 2019, sì, quasi fine 2019, quando avevo vinto i titoli di coppia SW, il primo che mi aveva mandato un messaggio fu quella persona lì che mi aveva scritto: guarda, io a scuola ti ho sempre fatto queste cose qui che non ti meritavi neanche un po', però adesso ti faccio i complimenti, tutte quelle cose così, quindi è stata un po' anche una vittoria mia. Quindi queste persone, io dico quelle che ho visto a scuola, la maggior parte delle volte sono delle persone che devono far vedere che sono dominanti all'interno di, di una comunità, e allora fanno questa cosa sul più debole. E anche che inconsapevolmente, anche inconsapevolmente. Quando è finito il periodo, basta, siamo amici come niente. Io una volta scoppiai perché era l'unica volta che scoppiai, perché era arrivato proprio così. Mi ricordo che lo scoppiare e dire basta, non ne posso più, di essere chiamato così. Mi ricordo che il tirare fuori una cosa del genere mi fece scoppiare a piangere, quindi mi vergogno ancora di più, però mi sentivo, dicevo cazzo, cioè c'avevo tutta sta roba dentro, addirittura sto piangendo, perché appunto c'è poca consapevolezza, è tutto un gioco dall'esterno, non c'è a volte si va a combinare il fatto che tu non lo dici, ovvero se tu mi dici così io mi sento male, mi fai star male, e dall'altro lato può essere, cioè ci può essere anche che lo sanno ma non gliene frega niente, però spesso c'è anche proprio questa ignoranza emotiva che non li sto giustificando perché non c'è giustificazione. Questa ignoranza emotiva, magari proprio in quella fascia d'età, in cui queste persone non si rendono conto che ti stanno facendo del male, perché dico, ma che ti fa male una cosa del genere? Cioè, no, ma guarda, l'hai detto anche prima, tante persone pensano sia un gioco e non sono sensibilizzate a questa cosa. Io per dirti, non mi ricordo quanti anni fa, avevo letto di questa ragazza che aveva fatto del bullismo a un'altra ragazza, e di questo studio, non mi ricordo di chi, che aveva fatto invertire le parti, ma gli aveva proprio detto alla ragazza bullizzata: adesso fai bullismo su di lei, ovviamente in maniera non reale, quasi teatrale. E questa ragazza che faceva la bulla ha capito più o meno cosa passa una persona che passa sotto questo un treno, perché comunque è un treno che ti spiattella e devi essere capace tu a chiedere aiuto, a rialzarti, oppure come fanno tanti a star per terra. Tanti non sono sensibili su questa cosa. Io però su una cosa, su due cose, vorrei dei puntini a meno, secondo la mia opinione. Intanto una cosa di su per panzare, non per contraddire. No, ma tranquillo. Semplicemente, secondo me, e questo si collega anche a quello che dirò dopo, bisogna parlarne, cioè non bisogna tanto, anche chi è vittima, non bisogna capire che ci sono solo due scelte, perché nella vita ci sono tante scelte. Sì, quello sì. E semplicemente cerchi di fai le tue scelte, però non sono quello che dice non puoi rovinarti la vita per una cosa del genere, ma neanche non è niente. Devi trovare, tu sei una persona e come tale hai la tua indole, hai il tuo carattere, devi trovare il modo. Però una cosa che su cui voglio porre anche un bel puntino grande è il fatto che noi parliamo sempre di preda, predatore, vittima e carnefice, però non parliamo mai di chi c'è in mezzo. Non parliamo mai che ne chi so osserva, chi osserva, perché come c'è chi si aggrega solo per aggregazione al bullo, perché vuole fare l'arrampicatore sociale o robe così,
però c'è anche, magari non lo fa neanche apposta, però alla fine, oppure c'è anche quella che semplicemente vede ma non fa niente. Oppure magari se la spicciano con dai su non fatelo e se la spiegano così. Per me è stato praticamente quasi tutto il resto della classe. È stato un periodo, non mi ricordo, qualche anno fa, che c'erano tanti video di ragazze o ragazzi bullizzati, la gente in giro che faceva il video o che era in cerchio, che guardava e non faceva niente nessuno. È una cosa che fa arrabbiare, perché per me quello è anche stare... fai parte del gioco. Come fare anche tu, anche te, bullizzare la persona nonostante tu non stia facendo niente. Poi, come ci dice anche Mori, che lo saluto, proprio il mio errore, riconoscendo, tornando indietro del tempo, è stato veramente riconosco che non ho avuto persone che si fossero avvicinate a me a dire: oh, stai bene, ti fa male questa cosa. Forse perché ero anche, tra virgolette, bravo io a nasconderlo. Perché spesso è anche questo, cioè magari uno fa finta, ci scherza, cioè ci ride pure su mentre internamente ci sta male. Però se ne avessi parlato con qualcuno, probabilmente gran parte delle cose l'avrei risolta. Già. E il fatto che non avessi quel qualcuno è influito sulla mia adolescenza. Qua mi ci attacco anche, perché anche i migliori amici, i fake friend, possono essere dei bulli assoluti. Perché allora io non ho passato un'adolescenza molto carina. Diciamo che dal punto di vista delle amicizie, perché ero sempre solo, avevo pochi amici, si contavano sulle dita di una mano. E praticamente anche con alcune persone che mi facevano certi sgarri o robe scorrette, io ci stavo comunque vicino, perché non voglio stare solo, perché non ho nessuno. Ed è una cosa che purtroppo è una cosa che, malgrado sedute, malgrado tempo passato, magari si è cambiato anche io molto, è una cosa che un po', specie se hai subito in giovane età, ti rimane un po'. Certe ferite non guariscono mai, però vabbè, si vive lo stesso, cerca di migliorare facendo schifo ogni giorno di meno. Per citare un tuo YouTuber preferito. Oppure anche con domani è sempre un mistero, non sai mai come potresti poi andare. Vale a dire, io tempo fa facevo lotta greco-romana, ho iniziato così a fare palestra, lì subivo bullismo. Sono passato alla kickboxing, poi sono tornato alla MMA in un'altra palestra. Alcuni che non hanno, alcune persone che ho trovato dopo, perché Vicenza non è tanto chissà cosa, con le palestre, ci sono palestre, ma neanche tante, comunque trovo queste persone di nuovo, e per dire, io lì ho fatto vedere la mia bravura nello sport, e ho detto: cavolo, ma eri così? Sì, siete voi che siete stati stronzi. Che poi non mi conoscevano, o meglio, mi conoscevano, ma mi conoscevano solamente per come loro mi vedevano debole, quello. Sì. Poi quando io stavo... L'immagine è quella, tu sei quello per loro. Poi quando ero io che c'avevo il loro braccio in ambar, Rico, aspetta, potresti stapparlo? No. 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 Semplicemente però è questo, che poi, come ho raccontato, ci sono anche bulli che una volta c'hai i problemi e
gli anni dopo dici, vabbè dai, scusa, è la scuola. Tra l'altro una volta uno si è anche scusato con me. Una roba molto strana. Però lì non l'ho molto perdonato, è quello. Scusate anche se tiro fuori un po' di pezzi. Non ne parlo tantissimo. Cioè, ma io ne parlo, ma non pubblicamente. Sono apprezzatissimo, lo apprezzerò anche la chat, sicuramente. Chiedi a Panzero che so... Per il fatto della scuola che vedo, stavo leggendo di un po' di esperienze scolastiche, a me viene in mente questa persona che mi ha fatto sempre ridere, perché era un po' il figo tra virgolette, nel senso che era stessa stazza mia, però aveva degli agganci al di fuori professionali, quindi del lavoro. Mobbing. E allora si sentiva io sceso in terra e non doveva stare a scuola, e quella persona là in prima fila, che ero io, che studiava, era un coglione, perché un giorno è venuto lì in muso duro verso di me, fa, vedi, io sarò chef stellato di stavo gran Caspio e tu farai cagare. Ho detto va bene. Non sono stato zitto per 5 anni, io ho finito la quinta nel 2015, lui nel 2015 era ancora in terzo superiore ed eravamo nella stessa classe. Per poi dire... crescendo ti rendi conto che sono veramente delle uscite, esatto, che vanno a nascondere il contrario. Cioè, esatto, probabilmente là dietro c'era io non so cosa farò, anche se... Cioè, poi il narcisista nasconde quasi sempre... questa supervalutazione. Come dice anche Mirko, tanti si sfogano perché non hanno una valvola. Esatto. Sì, sì, a volte infatti non sono per forza problemi. Però, cioè, io dico, prima di passare alla violenza gratuita, che è quello che volevo anche trasmettere dal video che ho fatto, invece che passare alla violenza gratuita che non serve a nulla e violenza genera solo altra violenza, e lo dice uno che fa wrestling, cioè, per farvi capire. Mi dite, Panze, andiamo al bar, ne discutiamo. E lì al bar mi dici, sei un coglione perché così, così, così. E io ti dico, sei un pirla perché così, così, così. Parliamone. Il dialogo è forse l'arma più forte, io di solito dico l'arma più forte del gioco. Infatti io tante volte quando gioco voglio sempre finire le cose col dialogo senza picchiare. E per personalmente è la cosa più forte che possiamo fare, parlare e confrontarci. Ci hanno dato l'uso della parola, usiamola, perché tante volte i pugni non risolvono niente. A volte si rimane incastrati sul fatto che non puoi parlarne, perché anche se no passi per quello che si fa problemi per queste cose. Poi a volte ci rimane incastrate anche nelle proprie maschere o convinzioni che la società ci mette in testa. A proposito, io ci tengo anche a dire che qua stiamo noi da maschi, o qualsiasi cosa sia io, ci passa sempre il messaggio che il bullismo sia solo fisico. No. Ci tengo a dire che purtroppo è anche psicologico. Scusami, penso che ho capito più o meno la sua situazione. Anche lui, grande com'era, gli avrà fatto più male il fumetto strappato che non le sperle. Poi Dave, essendo un grande fan, essendo un grande fan di fumetti, lo seguo, lo conosco anch'io, penso che non gli abbia strappato solo un fumetto, ma gli abbia strappato un'anima. Un pezzo di anima, perché io, conoscendo, ci credo. Non sono d'accordo, per fare la causa dei tuoi giudizi e di mente chiuse. Può essere. sono tanti elementi. Perché uno può essere per i pregiudizi tipo razzismo, omotransfobia, o anche perché non sei il più bello del reame, che poi come che cosa ci siamo
ci siamo detti Panzero prima del gruppo, ci siamo detti cavolo, io sarò bello, però almeno non mi capitano certe situazioni. Sì, sì, perché cos'è che ho detto? Ah sì, perché non sono bello, non sono, e quindi non queste cose. Guarda il lato positivo, non ti ritrovi certe persone di ambi i sessi che ti fanno richieste sconce. Ecco. Alcune poi a pagamento, quindi... Ecco. Mi chiedono perché non scorro tra i commenti, perché ce ne sono tantissimi, quindi, ma li leggiamo tutti, tranquilli. Allora, assolutamente, è la cosa che personalmente mi fa male. L'ho detto anche tramite il mio video, comunque che non l'attacco esterno. L'ho detto anche tramite il mio video, magari qualcuno in chat non l'ha visto. Chi mi conosce sa che il Panzero fa parte della Panzero Gang, ma ragazzi, la Panzero Gang non è solo un fatto di wrestling, l'ho detto anche direttamente nel video. Quindi se qualcuno di voi vuole, tra virgolette, entrare nella gang, basta solo scrivermi su Instagram o anche su Facebook, dove volete. Mi dite, Panzero, ho voglia di chiacchiere, ho voglia di fare due parole. Io sono disponibilissimo. Quindi se avete bisogno... Cioè, come dicevo anche nel video, io non mi sento neanche minimamente un personaggio pubblico. Sono una persona normale, anzi, a me piace aiutare le persone. E tante volte aiuto le persone e non aiuto me stesso. Ah. E quindi se avete bisogno, scrivetemi pure, non abbiate problemi. Chiedete un'altra puntata anche un'altra puntata che a me fa anche piacere, anche a me. Allora, sarò scemo io, ma onestamente nel mio caso al primo naso rotto mi hanno sempre lasciato in pace per tutto il resto dell'anno. Un'auto in sospensione vale onestamente la pace dei restanti giorni, anche perché chi bullizza non va giudicato né colpito, giustificato né colpito, scusate, sono dislessico, sono solo gonfiato come conseguenza di quanto è coglione. Tu sei potente, Marcus. Esatto, sai così, che ci sono casi, molti casi. Sì, purtroppo, poche volte trovano la sfortuna di trovarsi dall'altro lato una persona che gli risponde. C'è caso e caso, purtroppo non è, cioè, già anche rispondergli verbalmente senza arrivare alle mani sarebbe anche già tanto, ma io ti dico che anche la sospensione, così via, io ho visto tante persone che se ne fregano della sospensione, della nota, della diffida, dell'allontanamento da scuola, tornano e sono ancora più vogliose di far del male alle persone, quindi... Ecco, attualmente... aspetta un secondo... questo mi interessa. Ma sai che, Marcus, sai che io ho sempre avuto sta cosa... Io quando mi sono trasferito a Bologna, io sono un amante della ero... quando sono trasferito a Bologna per l'università, ero in pieno periodo dark, quindi mi volevo fare i primi periodi a Bologna, mi sono subito fatto le unghie nere e potevo andare in giro così, era stato bellissimo. Spesso mi sono sentito dire, io me ne so che un atteggiamento da effeminato, quando in realtà questo deriva dal fatto che ho una parte femminile molto sviluppata, però mi sono sentito dire spesso questo. E anche il truccarmi è sempre stato un qualcosa che nonostante sia etero abbia sempre voluto questa cosa esternare questa cosa, forse proprio perché per il tipo di immaginario che mi ha sempre colpito. Io dico solo, Marcus, lo dici tu o le lo dico io? Il gender è una cazzata, fate quel cazzo che volete. Truccatevi, fate quello che... Truccatevi, fate le lunghe, i tatuaggi.
Prima ci toglieremo questa cagata di chi è più mascolino e chi è più femminile. Esatto. Di Forza, e quella andrebbe fatta la puntata proprio a parte tema. Marcus, se vuoi venire, facciamo una puntata su questo. Ecco, anch'io. Sono pure. Sono andato tag team. Diciamo. Io sono come Marcus. Facciamo un altro tag team. Alterniamo. Attualmente è terzo anno di transizione N2F. Manu Channel. Ecco. Ma io che leggete voi, ragazzi, perché io sono dislessico e ci vedo piccolo. Io posso dire che a volte non c'entra il fatto di problemi in famiglia o mettersi in mostra, ma perché gente come loro è cattivo e basta. E la cosa peggiore è quando, se chiedi aiuto, ti viene risposto dai, andate d'accordo, ed altre scemenze solo perché non vogliono saperne nulla. Sì, la roba peggiore, ovviamente. Purtroppo in questi casi o trovi un altro che accolga le tue richieste, oppure purtroppo. Ma sai cosa? È anche una cosa che parte anche da quando siamo piccoli, perché se ci pensi, quando fai la stupidata all'asilo, alle elementari, che arriva la mamma e dice: ma no, sono bambini, lasciali fare. Madonna, che da lì. Parte anche da lì, e poi da adulto, ma sono ragazzi, lasciali fare. Poi può partire da lì il fatto di dover accettare compromessi per sentirsi accettato dagli altri, non poter essere se stessi, ma dover recitare qualcosa. Quello ti può risuonare molto, soprattutto a livello familiare. E se, poi la gente, secondo me, non è che nasce cattiva, magari sì, ha già una base familiare così, però è anche proprio carenza di empatia. A volte, per esempio, io non ritengo di aver subito delle cose pesantissime, però su di me sono risuonate molto. Proprio perché c'era una scarsa empatia a livello emotivo, e non c'era neanche dai professori, come non c'era, ma c'era anche una scarsa, c'era una mia scelta di chiusura a riccio perché ho sbagliato, ero diverso, così, allora via, no, questo è il mio confine, non ve lo faccio, questa mia barriera non ve la faccio superare. E poi sta barriera, senza la psicoterapia non l'avrei, cioè io non sarei qui a raccontarvelo, cioè senza la terapia non avrei rotto questa barriera. Come dice Panzero, ha fatto la Panzero Gang, piccolissimo spoiler, dietro Monnezzi c'è veramente molto di quello di cui stiamo parlando. Cioè, il progetto Monnezzico è un elogio alla vulnerabilità, però probabilmente avrò la barba bianca quando ve lo finirò. Però, basta finirlo. Meglio da basta finirlo. E là ho creato il club, il dojo dei Trash Panda, ovvero le persone che non state tutto. Col sorriso sulle labbra mostrano la loro vulnerabilità al prossimo, e a me è mancato, cioè io mi sono costruito sta barriera e non poteva entrare nessuno, e nessuno mi poteva, cioè io stesso quindi non mi mostravo più, mi ero trasformato in una persona che si faceva, che sembrava super sicura di se stessa. Questa cosa, purtroppo, siccome è socialmente accettata, mi ha dato dei risultati, quindi ho iniziato ad avere le prime relazioni, e di conseguenza l'ha alimentata, quindi sono iniziato a sentirmi accettato, questa cosa qua mi faceva, ne volevo sempre di più, e quindi ho avuto molte relazioni proprio perché avevo da colmare questa sorta di carenza. Però poi ho dovuto pagare conseguenze perché non riuscivo
a entrare in relazioni sia di amicizia che di amore che erano, che andassero oltre quella barriera che mi ero creato, e dopo anni di terapia quella barriera lì, che si può chiamare in tanti modi, che si può chiamare narcisismo in tanti modi, si sta rompendo, ed è veramente, consiglio a tutti quelli che stanno seguendo, se si trovano in una situazione simile, di valutare una terapia. È normalissimo iniziarla, anche per quello che magari voi pensate che sia un problemino, una seduta, due sedute vi consiglio di farle, giusto proprio perché in una società del genere è difficile quasi... non andare di matto. sì, che poi sono... lo consiglio a tutti quanti, un tot di periodo di terapia, proprio perché viviamo in una società che o sei veramente tipo, ma anche il bullo prima o poi arriva a un punto in cui toccherà il fondo e ne avrà bisogno, esatto. Però spesso è più facile lamentarsi o scaricare lo schifo sugli altri scaricare sugli altri per anni prima di rendersi conto che dire, oh, ma qui sono io quello sbagliato, devo lavorare su di me. Io ho tanto sulle mie spalle proprio perché ho sbagliato tanto per colpa di questa sorta di barriera, perché ero, non dico che ero diventato come loro, perché però mi aveva creato questa sorta di, adesso mi metto la maschera simile a quella loro, vediamo come, che ovviamente è la maschera di Monnezico, però non vi voglio fare troppi spoiler. Andiamo avanti, sennò la chat qua implode. Eleni ci ha scritto un po' di cose. Tra l'altro ci aveva scritto un bel messaggio lungo, però siccome c'è il limite la chat, è vista sparire il messaggio. Allora. Ma dai, sono contento che almeno sì, abbiamo abilitato. Sì. Che purtroppo sia da fan di Anna Kimura che da proprio persone che sono state colpite, o comunque sia da cyberbullismo, è brutto fare questo genere di eventi e poi dal giorno dopo reset come se non fosse successo niente. Esatto. Allora, l'importante è riuscire a lasciare anche un qualcosa che ci sta vedendo, e magari non dico fare un video come ho fatto io o come abbiamo fatto noi stasera, però un segno, un qualcosa, un gesto è sempre... Sapete, mi è venuta in mente un'altra cosa che però sarebbe proprio da colpevolizzare un po' la scuola per questo, e parlo proprio di educazione. Mm-hmm. Ragazzi, voi ve la ricordate l'educazione sociale, l'educazione civica a scuola, come materia? C'era pochissimo, perché hanno iniziato a toglierla. E a me non c'era. Ah, proprio non c'era. Io mi ricordo che l'avevano tolta dopo le elementari, più o meno. Io forse mi ricordo qualcosa alle elementari, forse. Infatti, dico, su questo, educazione civica e educazione sessuale, nel mio mondo ci dovrebbe essere già, come ci dovrebbe essere anche uno psicologo che aiuta. Quello c'era da noi, però seguiva una persona a settimana, un'ora a settimana. Però quello scolastico? Quello scolastico, dici? Sì. Però sì, è comunque un aiuto, ma... poi appunto, se sei in quella fascia d'età, se non sei predisposto ad apprendere determinate cose, se la tua sensibilità è quella di un criceto morto, ma è già qualcosa. Però sì, sicuramente è comunque uno stimolo che potrebbe arrivare rispetto a nulla, rispetto anche al professore che dice basta, finisce lì come cosa. Poi preferisco un professore che comunque prova a insegnarti qualcosa che un professore che ti dice andiamo fuori a smarmellare. Smarmella. Smarmello. Ecco.
E lei ci dice: io ai tempi delle medie ero perennemente presa di mira perché ero quella più attaccabile a livello estetico e per quelli che erano i miei interessi da sfigata. Poi era un continuo insulto e ai tempi non reagivo. Poi trovai una valvola di sfogo con il teatro che mi aiutò moltissimo ai tempi, mi regalò un minimo di autostima e proprio grazie al teatro intorno ai 16 anni, se non ricordo male, quando incontravo quelli che erano stati i miei ex bulli, usavo le mie maschere teatrali per avere l'autostima e la forza necessaria per affrontarli. Sta? Figo. Ci sta, bellissimo, poi mi pare anche io. Molti hanno compreso, si sono sinceramente scusati, erano tremendamente dispiaciuti, altri hanno sdrammatizzato evitando un confronto, ma almeno mi sono... presa la mia rivincita, cercare il confronto mi ha seriamente aiutata, assolutamente. Buon happy ending. Ecco, un'altra cosa è che tanti bulli non si considerano tale. Esatto, perché io non c'è la sensibilizzazione per dire che sto facendo questa cosa. Quello, allora, io lo posso un po' dire, un po' io con i miei fratelli, con... venivo un po' da una situazione così per via del divorzio dei miei genitori, ovviamente erano i figli non di mia madre, ma di mio padre, un'altra donna. Okay. Ovviamente tra padre che non vedevo mai perché se lo beccava tutto il fratello e tutti i regali a lui e a me che sia mia madre che mi motivava a odiare da una parte e il padre a odiare dall'altra, un po' è così. E anche io mi sono un po' reso partecipe di queste cose, anzi, non sfugo, mi sono reso partecipe. Adesso con mio fratello, anzi con i miei due fratelli, no, l'altro non ho mai toccato né niente, semplicemente però non hanno... ci siamo chiariti, anche se tecnicamente adesso è lui un po' che bulla me, un po'. Nel senso, un po', perché adesso lui è cresciuto in un determinato modo che lui fa un determinato modo che lui ritiene sia migliore per essere un uomo, invece ho un'idea completamente diversa, e quando queste due cose si vanno a competere, ovviamente la sua idea di maggioranza è più accettata dalla società, quindi diciamo che no, da un certo punto di vista è sbagliato, ma da un altro punto di vista karma is a bitch. No, sono il primo a dire che ho sbagliato e sono contento che comunque sia le cose... Oddio, non sono tornato uguale per un periodo, poi c'è stata l'inversione. È come i vesti che tornano il face. Sì. Adesso sei io face test. Io mi dovresti conoscere, Panzero. Io sono bipolare, borderline praticamente. Twinner. Dipende dalla giornata, dipende come mi buca la vita. Dipende, questa è da farci la maglietta. Dipende da come mi buca la vita. Io studiavo fumetto e illustrazione a Bologna. Ah, bello. Allora, andiamo avanti. Io faccio grosso manga. I miei post su Instagram, Michael, se no ti spaventi. Qual è? Non guardare i miei post su Instagram, se no ti spaventi, perché? Adesso... Però dai, con il lavoro che faccio, per questo bambino vuoi dei disegni che io non sono capace di disegnare. Ah, ho visto la Coca-Cola. No, io non giudico. Ma Panzè, io ti ho anche... Mi sembra di averti passato anche le tavole da manga, che io ho fatto un corso di manga, quindi ho detto dai Panzè, adesso non hai più nessuna scusa, come col wrestling devi allenarti, dai, io ho perso la passione, però volevo darvi, forse intendevi l'abbonamento? Darvi con Prime? Ah, perché adesso c'è anche quello con Prime di Amazon, mi sembra. Non ancora sono affilato. Twitch lo saremo fra una settimana probabilmente, ma ci manca pochissimo, cioè è tipo la quarta
Questa è la quarta live, se non sbaglio, e siamo già, ci mancano praticamente due live e poi si potrà donare, sì, possiamo fare un po' di icone fighe. Purtroppo con StreamYard non posso, e la mia connessione è già tanto che non ci vediamo tutti sgranati, è già un miracolo questo, però sono contento che sia riuscito, ho deciso pure di fare l'abbonamento alla versione questa, così che almeno riesco un attimo a personalizzare, che io da ex grafico pubblicitario mi dà fastidio che non posso aggiustare, so come fare, mettere le chat e tutto, però non posso farlo con StreamYard e la mia connessione, non posso condividere immagini, foto, quindi comunque allora non vedo il messaggio. Ricordo un minimo di averla fatta, a livello generale non se ne sente parlare molto. Rammento qualcosa a livello sessuale, un incontro con gli esperti, se non erro, e tali cose andrebbero proposte sempre. Cavolo, specie anche con l'educazione sessuale. Però fatta bene, perché anche là può essere rischiosa, come la religione, può essere molto rischiosa. Alle superiori era mio professore di religione, forse gli ultimi anni, che magari invece che fare la classica lezione di religione, ci mettevamo in cerchio, parlavamo, non proprio educazione civica, però delle tematiche del bullismo, o di quello che era successo nel mondo e di tutte quelle cose lì. Forse quello ci ha aiutato, perché comunque dal 2010, in questa decade, abbiamo avuto tante notizie riguardanti, anzi forse grazie anche a l'esplosione di Instagram, di Twitter, dei social, più, cioè social al di fuori di Facebook, perché comunque esisteva già, è tutta l'esplosione di questo fenomeno di bullismo ancora di più. Sì. Ma almeno in confronto a qualche tempo fa c'è qualche legge. Ho controllato anche oggi la polizia postale, sia a livello di cyberbullismo sia di cybermolestia, si può fare qualcosa. Purtroppo molte persone, secondo me, devono incappare in questo, cioè sanzioni, perché molte persone, io mi ricordo che c'era questa sorta di brutta tradizione che si tramandava sull'autobus per andare a scuola. Lo scherzo della matricola? Sì. E quindi i più grandi si mettevano dietro e spesso appunto le matricole venivano chiamate dietro per far qualcosa. E infatti sono le cose che meno, cioè io ho cercato di evitare di andare per tanto tempo, fu un mio incubo, perché mi sentivo che mi chiamavano da quando decisi di andare, c'era un clima, sia maschi che femmine, c'era un clima di persone unite che erano lì che scherzavano, e però non si rendevano minimamente conto che quello che stavano facendo era, oltre che stupido, ma non pensavo che stavo facendo qualcosa di giusto, che andava tramandato così. E mi ricordo che mi ero costretto a fare una gara di sberle con un mio amico, ovviamente sempre, cioè, questo è stato brutto. E anche una volta mi hanno, prima che nascesse in me la voglia di fare l'occhio nero, mi ricordo che mi praticamente a me e il mio amico ci truccarono, e quindi io andai a scuola in lacrime, sono scappato in bagno per non farmi vedere a nessuno, perché mi visero il rossetto e tutte queste cose qua. E cosa è successo? Che con una persona che
si era lamentata, cioè che pochi mesi dopo, con una persona che si era ribellata, questa persona è stata picchiata, e dopo che è stata picchiata questa persona ha fatto la denuncia, si sono cagati tutti sotto, e questa cosa qua da allora non c'è stata, cioè per il resto della scuola io non ho sentito più, queste persone si erano tutte azzittite. Quindi molte volte si devono solo rendere conto della realtà in cui vivono, e la denuncia è l'unico modo per fargli capire, anche perché se sei in un paesino questo è stato denunciato, quindi loro che sono molto attenti al giudizio esterno, sta cosa lì, mi ricordo che smisero da un giorno all'altro, perché partì questa denuncia e poi basta. Però appunto anche in quel caso accumulai delle cose che vedrete nella seconda puntata di Monezico, che ne uscirà nel 2022, no, non so, spero il prima possibile. E una cosa molto al Signore delle Mosche, devo dire, se è presente il libro o il film Il Signore delle Mosche, che praticamente è un libro dove praticamente dei ragazzi finiscono sull'isola deserta e poi piano piano prima cercano di essere, c'è anche una famosa puntata dei Simpson dove Milhouse mangia le merendine, e quello lì era tipo citata al Signore delle Mosche, che tutti finiscono in un'isola deserta, c'è Milhouse che viene mangiato le merendine e praticamente c'è Nelson che fa il selvaggio e li urla tutti contro. Ecco, quello lì era tipo Il Signore delle Mosche, ed era praticamente un libro che è anche film, che vi consiglio di vedere. Praticamente rappresentava lo specchio della società, vale a dire che senza le regole è come la giungla, la legge è più forte. Sì, infatti, cioè, secondo me queste persone a volte agiscono proprio di... E spoiler, alla fine, cos'è che interviene? La legge, il superio, diciamo, il superio collettivo, che tu dici, puoi pure essere il pesce grande, ma c'è lo squalo più grande che ti mangia. È quello. È questa cosa, purtroppo, sia in classe che al lavoro, sono specchi della società, sono piccoli gruppi in una società. Poi sì, ce ne sono di diversi, però ogni classe o ogni luogo di lavoro, o anche ogni palestra, ogni luogo dove può succedere qualcosa, è un piccolo specchio della società, è un piccolo mondo, perché alla fine ognuno di noi vive più o meno su un mondo diverso finché non ci incrociamo, più o meno. Sì. Questo. Comunque, quando succedono queste cose bisogna utilizzare. Io, come dicevo all'inizio, personalmente non l'ho fatto, non ho chiamato la polizia postale, perché comunque questa persona aveva smesso. Però se in altre occasioni ad altre persone succede un evento del genere, ragazzi, chiamate la polizia postale, fate la denuncia a chi di dovere, non abbiate paura. Perché poi magari ti dico, ma fai la denuncia e dopo ti vengo a cercare. Non è vero, perché dopo ci vanno a cercare la polizia, i carabinieri, dopo voglio vedere se vengono a prendere. Una cosa che tanti sottovalutano anche, una cosa che tanti sottovalutano è il tasto blocca. Esatto. Che io ho anche utilizzato. È la cosa più bella del mondo, ti senti Thanos con quello. Proprio nel senso, quando schiaccio il tasto block a urlare Banam! Che bello. Il problema è che se ci fosse veramente la legge della giungla, queste persone vogliono cagarsi sotto. Dipende, perché come al solito non ci arrivano, cioè, quindi come nessuno, cioè non è che il fatto che ci siano delle leggi ferma delle persone da fare degli atti magari vandalici o di violenza, magari poi in Italia in Italia, non per fare il cinico, ma un po' viviamo in Italia
Sì, comunque noi, cioè, per quanto riguarda, secondo me è proprio una mancanza di intelligenza emotiva che non viene educata per niente nei ragazzi, cioè, perché non ma questo poi se parliamo poi del come ci si rapporta al diverso, poi, ciao, apriti cielo, perché è proprio una... Tutto quello che è diverso è sbagliato, secondo alcune persone. Sì, ma io ho visto cose allucinanti, poi non so, tu mi hai detto, Panzero, che hai fatto volontariato, No, cos'hai? cioè, io ho iniziato facendo servizio civile in un centro diurno per disabili. Poi la stessa cooperativa mi ha assunto come operatore sociosanitario in una comunità disabile. Ok, ti è mai successo di uscire con i ragazzi? Perché Ah, sì. Sì, e hai... le facce delle persone, Bravissimo. soprattutto, guarda, questa te la racconto perché giuro, io non so come ho fatto a non arrabbiarmi per la prima volta nella mia vita in maniera davvero seria. Eravamo in questo supermercato, ero con questa ragazza in carrozzina e praticamente questo supermercato è rinominato perché ha i prezzi bassi, è molto facile a dettaglio che all'ingrosso. E niente, noi eravamo lì perché dovevamo, tipo, non mi ricordo se comprare qualcosa per la festa. Niente, sono lì che spingo la carrozzina di questa ragazza, una signora avrà avuto una sessantina d'anni, non di intelligenza, mi dispiace dirlo, col carrello, prima urta la carrozzina, mi ha dato una spallata a me, Ah, però. ovviamente era una spallata, ma cioè, da una signora di 60 anni, io che vabbè, dico, faccio, mi alleno da spallate sul ring, l'ho guardata male e lei ha guardato prima male me, ma soprattutto ha guardato con uno sguardo davvero di sdegno, di cattiveria la ragazza, che poverina, io giuro, ho finito la spesa, mi siamo messi, di solito noi la routine era spesa e poi bar, siamo andati al bar e lei aveva i lacrimoni e io dico, cavolo, cioè, cosa ti ha fatto di male? Io Cosa sono stato 3 anni, ho fatto 3-4 anni di volontariato e ho visto nelle uscite che facevamo, veramente, io sono, cioè secondo me loro sono fortunati questi ragazzi che hanno una sorta di protezione che non li fa percepire questi sguardi così, magari li percepiamo più noi. Nel caso di quella persona di cui parlavi tu, purtroppo lo percepiva. Io sui miei panni, quando vedevo, cioè quando andavamo nei bar, quando venivano al mio bar, io vedevo degli sguardi, cioè proprio quasi di disgusto e, per persone che magari soffrivano di nanismo e handicap, Ma che alla fine io ho imparato a capire. è proprio diverso che non. Se io Poi, inizio la trasmissione col trucco nero, subito mi arrivano le scritte. Ma che è successo? anche è comunque inerente al fatto del bullismo, cyberbullismo. Le persone hanno paura del diverso, hanno paura di ciò che non è nella loro bolla, perché alla fine noi viviamo in questa bolla Esattamente. di perfezione che ci hanno insegnato, che ti hanno insegnato che è questo, ricollegandomi anche a quello che si diceva prima sulla sessualità, così è la stessa cosa. Io magari, io sono etero, mi piacciono le donne, magari non so, c'è qualcuno che mi dice, guarda, io sono omosessuale, e allora sei sempre mio amico. Io sono lesbica, la mia migliore amica di cui parlavo prima era lesbica. E io volevo un mondo di bene. Cosa c'è di male? E invece c'è gente che fa campagne su Facebook, su Instagram, perché non devono succedere queste cose, che alla fine, ragazzi, è l'evoluzione umana. Bisogna approcciarsi bene al diverso, perché sennò non andiamo più avanti. Noi continuiamo a dire che si diceva che nel 2020 le macchine volavano.
Io direi che prima che le macchine volino, cominciamo a espandere la mente e a far scoppiare la bolla, come si suol dire, e a cominciare a allargare le braccia a chi magari, cioè più che a chi magari, a ciò che per noi è differente. Quindi ne parlava ieri Manuel Castro nella sua live e diceva che solo quando c'è, cioè che una, ciò che potrebbe aiutare veramente tanto sarebbe proprio, ritornando al tema del parlarne, se tutte le persone insieme, tutti gli italiani per esempio, di colpo facessero coming out di qualsiasi tipo di essa sia la sessualità, si renderebbero tutti conto che siamo ognuno c'ha la sua, che tutto è assolutamente normale, e quindi svanirebbe questi problemi svanirebbero con questo coming out di tutti, perché il problema è che a volte secondo me proprio la responsabilità sta anche a chi viene colpito nel fare il passo successivo. Poi ovviamente le persone, quelle là, le persone di merda che continuano ad esistere, io mi ricordo che a Pescara presero a pugni un gruppo di ragazzi, presero a pugni due ragazzi omosessuali e li lasciarono a terra, quindi pochi mesi fa. Mi ricordo della ragazza, forse un mese fa, due mesi fa, che il vicino gli aveva tagliato le gomme della macchina perché era lesbica. Io mi ricordo ancora della ragazza transgender che stava con una ragazza, e tutti quanti a chiamarla, a misgenderarla, come si dice in terminologia. Chiamarla Cira, ma anche da giornali, telegiornali, definirla etero e definirla lesbica, no, la transessualità, l'essere transgender, essere not binary, insieme anche, se avete sentito anche l'attore di Umbrella Academy, come si chiama? Sì, Ellen Page. Elliot Page. Elliot Page, ecco, io l'altro ieri sono stato 4 ore a discutere sulle persone, sul come mai anche il sembrare aperti, ma non lo erano affatto, purtroppo, perché... Ma il mio giudizio su quella faccenda è stata scelta sua, rispettiamo. Non è neanche una scelta. Proprio è semplicemente sei così, e come tutti quanti. C'è un film che thailandese che si chiama The Beautiful Boxer, che avremmo visto solo io e 10 thailandesi, che dice, parla di una storia vera di una transgender che faceva thai box, e ha detto al fine del film, durante una festa, per fargli una sorpresa, gli ha messo la un bambino che era trans come lei, ma in verità si scopre, ecco, però io non sono come te, tu devi essere quello che vuoi essere maschio, vuoi essere donna, vuoi essere quello che sei. Tanto la vita è difficile per tutti, ragazzi, è inutile giocare a chi ce l'ha più duro, chi ce l'ha più larga, chi ce l'ha più figa, chi c'è, è sempre così, anche il bullismo è per quello. E poi... Tanto noi ci siamo già bucati la puntata con Valentine, quindi su questo lato ne parliamo anche io, volentieri. Ne ho di pipe bomb. È una cosa grave, e si può arrivare a restare soli per tanto tempo per colpa di ciò che si è subito, e mostri di difficoltà ad avvicinarti persino alle persone con la tua stessa passione. Non si dovrebbe mai pensare che sei sbagliato diverso, assolutamente, è vero. È quello che è successo a me. Verissimo. Io adoravo commentare i film
Però per un casino di anni me ne stavo lontano da forum, Facebook e compagnia bella, perché sempre giocare a chi ce l'ha più lungo degli altri, le critiche si trasformano in persecuzioni, allora. Anche Sì, parlando con gli anche amici, anche parlando con gli amici, per dire. veramente parlare, magari mettiamo, visto che comunque Michael tratta il wrestling, anche sotto i commenti magari di uno show, se ti provi a esprimere la tua opinione, non dico il 50%, ma il 30% ci sarà qualcuno che sotto dovrà da ridire, dirti sei un pirla perché così così così. Maniera. Qua si voglia. No. Che tra l'altro bisogna anche stare molto attenti a come si usa le parole, specie perché sui Esatto. social è una roba totalmente diversa. Cioè, noi siamo creature che sono abituate al confronto faccia a faccia. La tecnologia è una cosa nuova per noi, siamo ancora scimmie. Io non sono uno che commenta tanto sotto i post perché uno, non mi va di magari incominciare a litigare con qualcuno e così via. Due, anche per un fatto personalmente, che reputo personalmente etico per il nostro sport. Quindi lasciar parlare come mi hanno praticamente come mi hanno anche insegnato, che di non mettersi a litigare con chi potrebbe venirci a vedere. Ma non perché è un potenziale fan che può venirci a vedere, ma perché non serve a niente andare sotto a litigare sotto i commenti di magari un video o di un post e così via. E questo l'ho imparato dopo tanti anni, perché all'inizio facevo anch'io e generavo comunque anche del casino. Non dico io, cioè magari era una cosa lieve, però c'è chi, e conosco, che non fa più parte del wrestling così. Però magari andava sotto nei commenti a mettere un po' di zizzania, tra virgolette, in maniera cattiva, e anche quella è comunque una forma di violenza verbale, perché comunque non rispetti l'idea altrui. Un conto sono io che scherzo sul fatto che ti piace Never Back Down, un conto sono Vabbè, è l'unico che ho visto, perché devo vedere ancora gli altri. visto che in un certo senso un po' posso dire di essere stato toccato anch'io da sta cosa. Parliamo, sì, chiudiamo la puntata con spostandoci sul wrestling. Va bene. Quindi io di mio ho subito la shitstorm non so se sapete, vabbè, Panzero sicuro, Racconti. per il fatto che io a me è stata data la cintura 24/7 e Sì, mi ricordo. Di questo non so se ne ho parlato però mai a nessuno di questa cosa qua. E ovviamente non farò nomi. Quello che è successo, che ho fatto, io volevo fare dei video divertenti per far vedere che questo personaggio qua non prendeva, usava questa cintura per diventare famoso, però non potevo spiegarlo e spoilerare quello che doveva succedere nel corto di Monnezico. E un po' lo sto spoilerando a voi, però va bene. È un modo per ringraziarvi del fatto che state facendo compagnia, voi e la chat. E quello che è successo è che il video che ho fatto con Dario Fashion Blogger è finito su intrattenimento, cosa che era programmata da tantissimo e c'era un sacco di tempo di lavoro dietro. Ha scatenato una shitstorm verso di me, come se fossi stato la persona che aveva messo in cattiva luce il wrestling italiano. E poi sentirlo, cioè sentirmelo io che comunque facevo let's show, conducevo let's show. Mi sono follemente innamorato del wrestling italiano, quindi ero proprio in piena fase di voglio vedere qualsiasi show. Mi è arrivata sta botta così,
me ne hanno dette un po', me ne sono arrivate anche, e io ho avuto un burnout micidiale. Ci credo. Devo ringraziare tantissimo Fabio Tornaghi, che mi ha aiutato tantissimo. Io gli ho detto: Fabio, prenditi la cintura, io per me quello che volevo fare non lo voglio fare più. Non lo ringrazierò mai abbastanza, perché mi è stato tipo un'ora e mezza, è stato al telefono con me, mi ha tranquillizzato, e anche i miei amici virtuali, diciamo, tra cui anche Turelli, anche i miei amici, anche Cuozzo, mi hanno aiutato a superare una fase del genere, che in realtà mi sono reso conto che c'era una fascia, inconsapevolmente, una fascia di puristi che io potevo andare a infastidire con quello che ho fatto, non volendolo fare assolutamente, non era il mio intento, però mi sono beccato la shitstorm, e comunque ricevere una cosa del genere mi ha fatto stare di una merda, io ho pianto pure. Una cosa, io me la ricordo perfettamente, anche perché te l'avevo commentata. E ero, se non mi ricordo male, sotto i cosi di Mike, Psycho Mike. Io non voglio fare nomi, perché comunque ce l'ho superata. Allora lo chiamo Gianfranco. E comunque dico, in ogni caso, scusa se ho contribuito, mi scuso proprio. Vabbè, cioè, io la cosa l'ho superata, però dovevo, cioè, mi è rimasta una bella, cioè, ci sono rimasto veramente tuttora. Comunque ho un po' paura a entrare in alcune realtà, perché sento che potrebbero esserci persone che ce l'hanno con me. Io questo non volevo assolutamente provocarlo. Ma guarda, allora, io ti posso dire in maniera velata un po' l'esperienza che ho avuto con quel video. Allora, conoscevo Dario perché io mi ricordo che quando mi sentivo giù mi guardavo i suoi video degli allenamenti e a me piacevano un casino. Nonostante sappiamo comunque che è un bel personaggio. Il video in sé non mi aveva fatto male, perché comunque ho detto, vabbè, io sono del tipo semi-WWE, che se ne parli male, che se ne parli bene, l'importante è che se ne parli, e la gente ne ha parlato. In più, se non erro, dimmi te, aveva anche fatto un bel numero di visual. Sì, sul trasferimento sì. Ha fatto comunque parlare di sé la 70.000 o 700.000, non mi ricordo. Io avevo visto il video, mi era anche piacicchiato, perché comunque, vabbè, conosciamo Dario Fashion Blogger, conosciamo Michael Pepsi Plunge, ho detto, dai, divertente. Il retroscena che manca di quel video è che Dario è arrivato in ritardo, e dovevamo liberare il ring, e già ringrazio la federazione che ci ha dato il permesso di fare una cosa del genere, abbiamo dovuto fare tutto veloce, dovevamo fare delle serie di gag scritte mesi prima, non abbiamo potuto fare niente, abbiamo dovuto fare subito quella cosa là del pugno, e quindi è uscito un qualcosa di insipido, neanche a me fa ridere sinceramente, però non, il fatto è che ha funzionato, cioè sì, ha funzionato. Il trasferimento è esploso quel video. Ha funzionato, e per me era il messaggio che volevate mandare voi alla fine. E poi, cioè, è una cosa che se succedesse il WR Truth, tutti quanti, sì, riuscito sì, a fare, ma sì. Però perché allora, un titolo, cioè, no, ma non è neanche il fatto del, non è, cioè, sì, è il titolo che si presta, perché comunque puoi utilizzarlo per tanti spunti divertenti. Sì, si presta già, anche perché se no non me lo prendevo. Io me ne ricordo quelli all'antipodi del 24-7, con i vari che erano, aspetta, Kronos Entertainer, Zerini, pure Mary. La cameraman, Mary, il sumoroso, cioè, me ne ricordo tanti.
Però alla fine se ne è parlato. Io poi non ho voluto mettere il mio, cioè non ho voluto commentare, perché comunque, come dicevo prima, mi è stato insegnato questa cosa del non mischiarsi con i fan e non parlare, ma cercare di parlare in maniera oggettiva della cosa, non soggettiva. E quindi niente, la cosa che non mi ha dato fastidio, ma che mi ha stupito, è quando Dario era andato a, aspetta, la corrida forse sulla Rai. Ecco, quella sera lì, io giuro, non sapevo se piangere o ridere, perché io ero su di sopra in camera mia, e i miei genitori che urlano, Panzero, Panzero, vieni giù, c'è un tuo collega! È un mio collega. È un campione italiano di wrestling. E io comincio a sudare, ho detto, non mi ha detto niente nessuno, scendo giù e vedo che era Dario. Ho cominciato a sbiancare, ma non perché era Dario Fashion Blogger, perché ho detto, cavolo, non mi aveva detto niente nessuno, pensavo fosse qualcuno di noi, ma solo per quello, perché è Dario Fashion Blog. E poi nessuno ci arriva che non può essere mai un campione, cioè dai, era veramente palese. Ma sì, ci sta, è goliardico. Poi alla fine, però, come vedi... Io ripeto, non mi metto nei panni dei puristi, posso capire, è stato il modo, ma perché io sono di mio... avevo preso a cuore il wrestling italiano, e quindi io potevo continuare a fare video, meme, cose varie, che la pagina mi saliva molto di più. Mi sono voluto concentrare sul Let's Show per intervistare più wrestler possibile, conoscere, in realtà, ma guarda, sono sempre stato curioso. Stai dando un gatto. Arrivando in sta botta così, mi è veramente, cioè, sono avuto un burnout di un giorno. Io mi ricordo che mangiai, pranzai alle più o meno verso le 9 di sera, proprio niente, riuscivo, ho fatto un casino, cosa ho fatto poi, questa cosa forse così tanto non ne ho mai parlato, però ci stava questa occasione per parlarne. No, però non voglio, ci vuole, anzi mi spiace mai, no, spiace anche a me, perché comunque c'è chi l'ha capita e chi non l'ha capita, perché è chiuso nella sua scatola. Tutto sì, ma io rispetto pure chi non l'ha capita, cioè è il modo. È il modo di dirlo. Perché lo capisco io, se fossi un wrestler vecchia data, direi, ma questo chi cazzo è che sta facendo? Ci ma sta, è come dico quando magari esce un incontro o esce qualcosa che è riferito a me, personaggio sul ring. Cioè, io, se hai da criticarmi, lo accetto volentieri, perché comunque vuol dire che vuoi che io migliori, ma se cominci a mandarmi sterile, non costruttivo, volgare, allora no, non lo accetto. Che tra l'altro tocca a voi adesso. Io quando qualcuno mi critica dico stai tranquillo, tanto io mi criticherò il triplo di quanto fa. Esatto. Allora, se ti dovessi dire io qualcosa sul wrestling, sfortunatamente non avrei grandi aneddoti. Fortunatamente. Nella SW ti posso dire che per me personalmente il 100% della gente che si bullava, che comunque aveva dei comportamenti abbastanza o violenti o comunque da segnalare, non sono rimasti tanto in ICW, perché io quello che trovo adesso in ICW e anche nelle maggior parti delle federazioni che io ho potuto vivere, perché comunque ho vissuto qualche federazione nel nord Italia, anche se mi potrebbe girare un po' in giro in Italia. A proposito di gente che è andata in giro, Puro Vertigo è stato all'estero. Eccolo! Lo salutiamo. Grande Vertigo. Se dovete, dovremmo abbassare... Perché sento il mio eco? Aiuto. Ecco.
secondo me non dovremmo abbassarci a parlare con le persone che non fanno altro che blastare e criticare senza criterio tutto quello che vedono. Sì, sì, poi ciao, amici. Questo è tipo Yotobi, che lui fa comunque lo pensa, però comunque, cioè, se legge delle cose contro di lui ci sta male lo stesso a priori. Sì, pure, sì, sì. Quanto... proprio il classico tuo. E niente, dicevo che io nella mia esperienza in ICW, che quando sono entrato ho conosciuto anche Sheridan e tanti altri ragazzi, mi sono sempre trovato bene, non ho mai avuto tipo di problema. E anzi, come dicevo, personalmente, pensandoci, il 100% delle persone che sono passate, che magari hanno fatto quei gesti, sono andate via subito. Quindi, purtroppo, di aneddoti all'interno del wrestling non ne ho. O no, per fortuna, dai. La stai spambiata. Personalmente, poi non so se il buon Ema ha qualcosa. Allora, io con il bullismo nel wrestling ho un rapporto strano. Nel senso che, allora, in Italia devo dire che... No, ho la stessa esperienza, stessa federazione. Semmai sempre cose per rafforzarci, ma sono cose molto, molto... Non sono blande. Sono blande, semplicemente. In Inghilterra, invece, come dicevo anche prima Michael, c'è un po' ancora la mentalità vecchia scuola, che si cerca di fare un po' come al militare. Nel senso di provare a rafforzare le persone. Tra virgolette, alcuni lo fanno per rafforzare le persone, altri invece fanno i JBL e gli arcorolli. Io mi ricordo addirittura nella federazione in cui stavo, in Inghilterra, dove addirittura c'è stato un episodio che mi dice: ok, tu sei diventato un minimo importante, quello lì è nuovo, bullalo, cioè nel senso bullalo, falli, rompili le scatole. Perché, no. Perché devi romperli, perché devo rompere le scatole? Perché bisogna capire se è tosto o no. Se non lo fai, te rompiamo a te, cioè nel senso rompiamo le scatole a te, bulliamo a te. Quello si faceva, c'era anche per dire, ma ci sono tanti sottotesti, anche perché i wrestler devono essere uniti nel business, non puoi tanto permettere di fare sociale. Questo se leggi anche i vari libri di William Regal, anche Jericho, anche Tommy Henn una volta ne ha parlato, non puoi permetterti di fare sociale come al lavoro, devi sempre essere a contatto con le altre persone. Anche per dire, nella federazione dove stavo, che era dove è stato anche Peach, lì praticamente se dormivi in macchina, andavi a uno show e dormivi in macchina, lì non potevi, perché ti abbandonavano in strada. Ognuno c'aveva, tutti quanti devono stare insieme, iniziano in viaggio insieme, finiscono in viaggio insieme. E stessa cosa con quel ragazzo, ciao Pro Vertigo, ciao Vertigo, sempre nei nostri cuori, Viola per sempre. Un abbraccio, Viola. Cuore fantastico. Viola. Fantastico. Fantastico. rafforza quel ragazzo, se non lo rafforzi tu, ti rompiamo a noi. Ci sono quegli episodi e, oddio, il wrestling sta un po' migliorando. Mi ha colpito moltissimo durante l'intervista che ho fatto a Queen Maya, il fatto che per lei sia stato importante, cioè sia stato un punto di svolta l'incontro che ha fatto, in cui l'avversario le ha detto: se non mi picchi, cioè se non me le dai bene, cioè ti picchio fuori, cioè ti colpisco. Ma quella è una regola un po' di tutti nel wrestling, soprattutto in Italia. Io li chiamo i pro, delle leggende o di comunque chi ne sa che lotti contro, se tu non sei capace a dargliele, loro te ne tirano. Esatto.
Quello è proprio la base, penso, E lei ha detto che dopo quella cosa lì si è sbloccata, ha superato la paura. Quindi magari alcune cose sono anche per facilitare, però è un mondo abbastanza è delicato, cioè è difficile. È difficile, però dai, anche persone introverse ce l'hanno fatta nel wrestling, guardate Bretata, guardate Bailey. Tutte quelle che ne ha passate, beh, sì. Beh, anche io so che ne parlava tipo anche Sheamus o anche The Rock o tanti grandi del wrestling mondiale, ne hanno subite tante anche loro. E anzi, io sono molto uno a cui piace la Bia Star. Infatti, anche quando ho compiuto gli anni a maggio, che Facebook ti permette di fare le donazioni, così l'avevo fatta per Bia Star Italia. Forse perché mi era rimasto il rimando alla WWE che Sì. aveva la campagna così, ma è una cosa che ho proprio preso a cuore ancora prima di quello che dell'evento che mi è successo. Mi sembra tutto un caso, tutto fatto apposta, non si sa. Rispondo a Fusaro. Ema, che noi siamo stati in Inghilterra insieme, io, Fabio Romano e Davide. E Davide, nel backstage che eravamo in un'academy, prima del nostro incontro stavano al grande retro, uno si avvicina e sta guardando un porno gay, io tutto tranquillo gli risposi e se fosse si zittì subito. Ma è quello che dicevo, cioè nel backstage sono anche così, cioè sono così, alcuni sono così. No, non mi viene neanche da dire perché sono coglione, perché io una volta sono stato bullizzato, una volta che sono, non chiamerei bullizzato, perché alla fine era, come vi sto parlando da più o meno 10 minuti, era rafforzare, semplicemente era per battere terreno, quando tu sei nuovo, poi io ero quell'italiano, quello che non capiva tanto bene la lingua, quelle robe così, arrivo lì, faccio le mie prime cose e chi era? Era uno dei pro, che trattava così, trattava cos'ha, trattava così, trattava cos'ha, mi ha trattato male per un intero weekend. Poi il weekend dopo c'era uno stage che si faceva ogni weekend, ogni primo e terzo weekend del mese si facevano gli stage, i corsi di i seminari, i camp lunghi un weekend, con varie persone, e praticamente tale persona diceva, Rico, mi prese da parte, Rico, vieni su Rico con me. E però lì è stato tranquillissimo, è stato stracollaborativo, non ha mai stiffato, cioè, oddio, ha stiffato, ma nel senso, era una cosa completamente diversa, e da lì ha detto, sei bravo, e basta. Da lì è come un modo per vedere se ci si può fidare o no, se sei professionale o no. Questo penso che lo facciano, specie se non ti conoscono, se non sei un pro, come se non hai status come persona. Non penso che lo farebbero a una persona del calibro, che ne so, di sparo un nome a caso, Kip Sabian, per dire. Poi io, diciamolo, te hai pure vinto il titolo Academy, ma lo so, ma nessuno mi crede. Ha vinto all'estero quest'uomo. Anche tag team, per la legge della stable, se due tag team partner vincono le cinture, anche gli altri due sono campioni, sono un doppio campione. E no, beh, quello è, ragazzi, quello lì è anche il wrestling. Anche con l'MMA ci possono passare certi episodi. Anche non, io posso dire che queste cose mi hanno rinforzato, mi hanno spiegato un po' di più com'è il business, che non è tutto rose e fiori, però un po' bisogna essere fortificati, che
che non tutti possono fare, non tutti possono fare wrestling, non tutti possono fare MMA, come non tutti possono fare il grafico. Alcune sì, cose. Sì. Però sai cosa posso dire? Forse noi abbiamo i grandi esempi della WWE con Biastar, così abbiamo anche i grandi esempi della WWE come JBL e Arco Rolli. Però parlando di wrestling italiano, non siamo messi così male sul fatto di bullismo o di campagne contro il bullismo. Perché se ci pensi, tante volte facciamo uno o due show all'anno, sono per beneficenza verso comunque delle persone di cui hanno bisogno. Sì. Oppure mi viene in mente un esempio, forse il massimo esempio di persona che io personalmente elogio come persona per quello che sta facendo è Red Scorpion, per quello che ha fatto per il bullismo, quindi che andava nelle scuole a parlare e così via. Infatti volevo citarlo nel video, poi mi sono dimenticato, però lui mi sembra sia molto attivo su questa cosa. E io personalmente non voglio prendermi il merito perché non mi serve. Quando proposi a Scorpion di far vincere il titolo 24/7 al ragazzo al ragazzino disabile, disse subito sì, va benissimo. Cioè lui è assolutamente non ha tutti questi preconcetti. Io l'ho sempre trovato, infatti nel mio corto avrà una parte fondamentale. Invece che vabbè, tralasciando la carriera in ring, che ancora acerba la mia, quindi avrò magari dei momenti così, però quando all'ultimo show della Rising li ho presentato con Luca, che è il ragazzo quello della IPD e che è praticamente anche il fratello di Akira, quindi mi conosce perché comunque agli show ICW viene, ormai c'è questo legame. Forse quello per me come presentatore è stato uno dei punti più alti della carriera, perché davvero mi sono divertito tantissimo con lui. Poi lui è bravissimo. È sempre il fan numero uno nel video. Se non erro, ha tirato anche un promo shoot contro Dotti, quello dei party hard. Io lì ero partito da grande. E davvero sono dei grandi bei momenti. E niente, come dicevo, tante volte vorrei essere come Scorpion. Cioè, io tante volte quando vedo la figura di El Panzero sul ring dico, ok, non posso essere il campione italiano o una figura da seguire tecnicamente, atleticamente o esteticamente, ma vorrei essere una figura che la gente può prendere come buon esempio. Come esempio, non dico da seguire, però che può dare dei consigli. E infatti già con questa cosa che mi è successa ho cominciato a da quel video a questo hai già fatto due passi importanti. Esatto. E apprezzo molto. Minchia ragazzi, abbiamo fatto 2 ore e 5, mamma mia. Oh, spero direi che creativo. Direi che possiamo chiudere. Volete fare una... Innanzitutto, come erano rimasti d'accordo, la puntata vuoi dire tu, Shaitan? La puntata LGBT. Oltre a quella, no, quella la faremo con Valentine. Però chi è dedicata? Dedicata? Scusa... Per il mostra la tre il capello. Ah, quelli. Ah, quella all'Ana Kimura. Sì. La depressione. Sì. Sì. La dedichiamo a lei e a tutte le persone che ci hanno scritto. Veramente, se continuate, rischiate di farmi emozionare in live e managgia a voi. E Alfio, bella live, grazie. Grazie Eleni. Dai, vediamo di organizzare il secondo show allora.
Che sarà venerdì prossimo, vediamo. Io spero di aver spiegato, di essermi spiegato bene tutte quelle cose lì. Sì, sicuramente. Allora, vediamo se possiamo fare il raid a qualcuno. Se c'è qualcuno, nel frattempo. Vediamo. Questo è il momento meno. Se volete salutare qualcuno, intanto io cerco chi raidare. Ciao Gesù. Beh, mio amico Gesù. Oh, saluto anche il mio amico Gesù. L'amico Gesù. No, mio amico davvero Gesù. Provertigo è andato a dormire, l'abbiamo già salutato. Esatto. Vabbè, saluto gli amici waifu. Esatto, saluto gli amici dei waifu. Poi i miei compagni di allenamento del Polo BG, che mi vogliono tanto bene, gli amici di Brescia, gli amici dell'SW e del wrestling italiano. Ricordatevi di supportare il wrestling italiano in qualsiasi forma, qualsiasi arte, qualsiasi abilità. E basta, se avete problemi rimando l'ultima volta. Panzero Gang vuol dire unione, vuol dire essere uniti. Io sono su Instagram, mi trovate come Panzero Wrestling, oppure siete i vostri contatti, così possono seguirvi sui social. Oppure pagina di Facebook è il Panzero Wrestling Page, scrivetemi pure, io non ho pregiudizi, anzi magari ci confrontiamo, magari ci miglioriamo insieme. Sheridan? Beh, io sono presente su Facebook come Alex Sheridan, oppure anche su Instagram con ProSherry93. Ok ragazzi, grazie di tutto. Orange, grazie Sherry, della compagnia. Orange Sherry 93, scusate, l'ho cambiato oggi. Perché sono una. Allora, io nel frattempo penso che... Ma grazie a te piuttosto, Michael, veramente, e ancora grazie. Mi dispiace. Cioè, no, ma figurati. No. Anzi, sono contento di vedere che anche parlando abbiamo un po' trovato anche tanti punti in comune fra noi tre anche. Anche Panzero. Anche Panzero. Panzero. Però non la penso come te su Khabib. Non la penso come te. Ah, perché abbiamo lo scherzo, tipo, lui si è commosso quando si è ritirato Khabib, io invece no, perché Khabib sì, ma Khabib. In teoria dovremmo fare un match di MMA, ma... Mamma. Allora, io vi lascio su... faccio il ride a Diego Fichiera Illustrazioni, che è un amico, e mi raccomando, se volete lasciateli dei saluti da parte nostra. Grazie ragazzi veramente immensamente per quello che avete condiviso, sono veramente mi ha fatto veramente tanto piacere, spero di replicare più presto possibile, e buonanotte, grazie a tutta la chat. Buonanotte. Ciao. Ciao, Dovi. Ciao.